Siete fatti sconfiggere da quel maledetto osso e quella maledetta pianta. Ho usato anche la benedizione della pista che mi aveva dato per usarmi. Avete perso contro quei due inutili. Però almeno, grazie al nostro Animal Junior, abbiamo almeno recuperato questa inutile macchina che mi servirà per diventare fortissimo, vero Animal? Tranquillo, ci stai aiutando solamente perché vuoi un incontro con Scheletro e tutte queste cose belle. Ma tu devi capire che stai aiutando una grande causa, altrimenti non ti avrei reclutato come adepto del Beast Clan con il mio potere. Cosa succede? La presenza sta inchinata, tutti si sono inchinati mentre la presenza della Beast, com'è possibile? Alessandro Bruco, la Beast è delusa del potere che ti avevamo concesso. Questo è il potere del tuo commento che parla. Non vi ho deluso, il vostro Alessandro Bruco ha preavvenito ai comandi. La Beast è delusa e necessita di un sacrificio, e forse sacrificheremo te. Io sono un ottimo elemento per il vostro clan Beast. E adesso abbiamo ancora l'arma del King e del Vice. Datemi un altro tentativo. La Beast necessita un sacrificio, altrimenti tutto il potere che ti abbiamo dato è stato inutile. No, vi prego, se dovete fare un sacrificio per la Beast, eliminate Fuchs. Sì, Fuchs è stato inutile, non ha aiutato il vostro Alessandro in questo piano, è stata una palla al piede. Eliminate lui. Quindi sacrificheresti un tuo alleato? Non è un alleato, è uno stupido esperimento che sta facendo arrabbiare il vostro Alessandro. Eliminate lui e date pietà al Beast. Il vostro Alessandro non delude mai. La Beast avrà un sacrificio tramite la cancellazione. Così è deciso. Usa bene il King, altrimenti il prossimo a essere sacrificato sarai tu. Capito? Oggi sono un campione. Grande Faber, sì, ce l'hai fatta. Godo. Grande signor Faber, mio padre, chiaramente. Ma che c'è? Ma che pallone? Ma che pallone? Ma prima ha picchiato Faber. Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che pallone? La prima che continua a ripetere le stesse cose. Ma che cosa fa? C'è stato d'aiuto. Grazie, coso, robot, Robicio. Avete vinto la battaglia, ma non la guerra, fefe. What's happening? Mio caro amico peloso, quello è il potere della Beast, l'entità quale il vostro Alessandro Bruco serve. Ovviamente c'era anche il tuo commento, che sono, diciamo, i suoi ambasciatori. Ti puoi sentire nell'aria il potere della cancellazione. Qualcuno è stato cancellato da questo universo e dal Godoverse grazie al potere della Beast. E abbiamo un'altra occasione per non fallire. Vai a svegliare il King, è il momento di preparare l'attacco. Ma prima di tutto dobbiamo capire dove si sono rifugiati quei maledetti. Ho in mente un piano per scoprire dove sono. E anche queste vacanze sono passate, se penso che saranno le ultime di quel gruppo di dementi che il vostro Alessandro massacrerà finalmente. Guardate, i miei Eva sono carichi di energia e tu, mio caro robottino, che ci hai mai passato tutte le vacanze con noi, sei stato contento? Inutile robot, non puoi capire, il tuo scopo è più importante di tutta la tua inutile vita. Se penso che l'unico motivo perché non ti ho mai
massacrate perché hai un potenziale di accumulo di godo che serve al vostro Alessandro per poter diventare perfetto. Che ciò sei preoccupato per la fine che faranno i tuoi amici? Ma come, li ho spiati? Prima di Natale erano tutti contenti, li ho fatti divertire. Così almeno quella sarà l'unico pensiero positivo che avranno mentre li schiaccerò. Animal è attivato, il King. The King is ready. Sei curioso di capire perché il King ha la maschera? È semplice, quello è un regalino della Beast. La Beast controlla quello che vuole controllare sempre tramite le maschere, sono il suo simbolo. Con quella maschera il King sarà soggiogato dalla Beast e potrà fare tutto quello che vogliamo nel mentre accumula godo. Come vedi serve tanto godo al vostro Alessandro da divorarlo tutto. Gnam, gnam, gnam. Stai tranquillo, adesso rivedrai i tuoi amici ma li rivedrai morti. Ma fai un altro passo passo e dirò a Eva di massacrarti, inutile macchina, cosa stai dicendo? Stai dicendo se arriverà qualcuno a darmi una mano? Non credo proprio, ti sei dimenticato quello che la pista può fare col potere della cancellazione. E la cosa più divertente è che quello stupido osso pianta non sanno neanche che i loro amici sono tutti morti. Non lo scopriranno mai. O forse quando lo scopriranno gli irriterà ancora più dolore e potrà distruggerli ancora meglio. Forza Animal, prepara tutto, è il momento di andare a attaccare quegli stupidi, tanto sono tutti gli unici vicino a quello stupido albero. Se fossi te non farei tanto il presuntuoso con il King. Aspettate, prima di disintegrarlo, ti avevo detto di non muoverti, ma visto che vuoi tanto fare l'eroe, guarda, sta arrivando proprio il King, vediamo cosa ne pensa di te. Ti avevo avvertito, stupida macchina. Non so che dire, vero Krauski? Scandaloso, questa cosa, un dio. Ma non è Natale, non è finito. Insomma, sta, si calmi. Mamma mia, posso scherzare, è Natale. Guarda quanto è bello il nostro albero di Natale, incredibile. Mamma mia. Posso scherzare, adora gli alberi di Natale e gli ruota attorno. Insomma, sta, Natale è finito, tra un po' siamo a Pasqua, non può continuare a girare attorno all'albero di Natale. So sentire il coro che devi dire tutte quelle cose. Scherzo, scandaloso, che ancora non l'hai fatto. Ho capito, Krausi, insomma, sta, ruota attorno all'albero. Insomma, sta, venga. Lo so, il Natale è finito, ma il vostro scritto terrà l'albero fino a quest'estate. Che succede, ragazzi? Insomma, sta, dobbiamo parlare. Insomma, sta, si ricorda quella cosa che le avevo accennato durante le feste che poi è arrivato babbo? Ah sì, che durante le feste nessuno attacca, è la regola del Natale. Sì, insomma, sta, per come dire, non dovremmo prendere delle misure di sicurezza con quel bruco ancora in giro? Pure Klaus e Udinò concordano su questa cosa. Loro sono stati attaccati. Siete stati attaccati dal bruco? Esatto, ci ha rubato anche la carta e Udinò ha preso una botta in testa. Se il bruco fosse venuto qui, il vostro dietro l'avrei preso a pugni, incredibile. Invece non è venuto. Insomma, sta, quel bruco è pericoloso e sa dove siamo. E l'altra volta era babbo a bussare alla porta nostra, ma potrebbe essere chiunque. Ecco, hanno bussato. Ecco fatto. È arrivato il momento della fine, ragazzi. Camera, vai a aprire. Perché devo andare a aprire io? Non stai facendo i video? Sei tornato adesso nel nostro camera? Ecco, vai a aprire la porta, vai. Va bene, vado ad aprire la porta. Chi è che bussa, camera? Abbiate visite strane anche oggi. Sus! Oh, il vostro papà è tornato a fare i saluti! E stavolta non è da solo! Pinco pallone! Ammazza tutta la ciurmaia al completo! E guardate che è venuto a fare i suoi saluti! La morte Befana, Tatiana! È tornata! Sus, è arrivata anche la Befana! Infatti l'altra volta babbo aveva detto che stava ancora a riposarsi, poi c'era la festa della Befana e quindi ha lavorato. Krauski e Udinò vi vedo confusi. Il vostro Krauski è tutta quanta cose incredibile, cioè, sto parlando con Santa Claus e la Befana. Buonasera signora, buonasera. Ma chi è questo fantastico gentiluomo? Il vostro Krauski deve essere tutta roba nuova, scandaloso, Niente, su questa si è rimessa a guardare l'albero. Udinò, che ne pensi? Mamma mia, quanto grosso che ma quanto sei grosso! Pinco pallone. Pinco pallone mangia tanto, quindi è grande. Pinco pallone è il nostro minimo più grande, infatti è abituato alla difesa, invece i nostri più piccoli
sono più veloci. Mamma mia, è intelligentissimo, babbo. Incredibile, no? Il vostro scheletro non si aspettava di rivedere babbo e di rivedere la Befana, incredibile. Anche la Befana si è riposata. Dato che oggi sono di buon umore, la vostra Befana, Tatiana, ti presenta un altro ospite. Su, chi è questa? Non lo so, su maestà. Mi presento mia sorella, la Befana Smeraldina. Ciao a tutti, sono la Befana Smeraldina. E questo è... Pium, mio minion. Queste signore sono di alta qualità. Cosa dici? Calmi un attimo, ma quindi ci sono tante Befane? Giusto, sono confuso. E siamo talmente tanto confusi da colpirci da soli. Ma è normale. Dovete sapere che il Babbo Natale e Befana sono due titoli che vengono dati a tutti coloro che partecipano durante le festività per consegnare regali. Ci sono tanti babbi e ci sono tante Befane. Con il titolo di Babbo Natale e Befana noi lavoriamo durante le feste e poi ci riposiamo e beviamo. Vabbè, sua maestà ha senso questa cosa. Ma nel codo avevamo regole diverse. Sua maestà ha ragione. Evidentemente in questo universo ci sono tanti babbi e tante Befane che lavorano i giorni delle festività natalizie. Nel Codoverse ci sono tante entità, tutte diverse, altro che babbi Natale e Befane. Nel nostro pianeta noi festeggiavamo il Natale in maniera diversa. E quindi come festeggiate voi Natale e la Befana? Insieme fanno un po' impressione però. In Sotterrarium, il nostro pianeta incredibile, che dove abitavamo nel Codoverse, noi festeggiavamo il Natale in maniera un po' sprint, un po' edgy, con le discoteche Deum, con il vostro scheletro che ballava incredibile, e c'era un'entità rocchettara che pensate dava i regali durante i rave party. Noi facevamo sempre i Natali più estremi, però insomma ce ne sono tanti diversi. Ma poi scusa babbo, tu vieni dal Godoverse, te lo dovresti ricordare come erano i Natali nel Godoverse. Voglio capire che sia babbo che Tatiana e Smeraldina sono su questo universo da molto tempo, quindi ormai ci ricordiamo ben poco del Godoverse. Possiamo dire di essere quasi di questo universo, per quanto abbiamo radici nel Godoverse. E da quanto tempo siete in questo universo scandaloso? L'ultimo ricordo del Godoverse di babbo era prima della Grande Guerra. La Grande Guerra contro la Beast. Durante quella guerra tutti i clan si sono combattuti, questa cosa lo saprete bene. E una marea di persone tramite il potere della Beast sono finiti in altri universi. Il vostro babbo è capitato qui. Eppure la Befana. Ecco, meglio che la Grande Guerra rimane chiusa nei libri, va? Dovete ricordarvi che durante la Grande Guerra non solo esseri buoni sono venuti in questo universo, ma anche esseri malvagi stanno bussando alla porta di nuovo. Camere, vai a aprire. Ho capito, ma che palle. Ho capito, ma devo aprire sempre io, sì. Ma oggi è giornata. Non ci posso credere. Salve a tutti, il vostro Trucio, accompagnatore della Crai. È arrivato. È tornata a mano! Incredibile! Saluta a mano! Enemy squad! Guarda, tutto il gruppo è riunito da dopo Codomenia! E come abbiamo visto, la nostra incredibile unione ha portato pace e serenità! Siamo tutti riuniti qui! Sa che succede? Niente, quando Babba ha detto tutti al vostro scheletro è partito un mal di testa incredibile! Ma siamo tutti! Certo che siamo tutti, siamo il vostro Schuss, lei, Udino e Krauski. Siamo tutti nel nostro gruppo. Eppure il vostro scheletro sente un dolore fortissimo alla testa, come se mi dimenticassi qualcosa. Siamo tutti riuniti, c'è il gruppo natalizio, c'è il gruppo della Crai. Dopo Godomenia eravamo noi, non c'è più nessun altro qui. Sta tutto bene. Ora mi passa, Schuss, tranquillo. Che cosa ci fate voi qui? Avete ritrovato RT? Vi stavo per fare la stessa domanda. Abbiamo risentito la presenza di RT in questa zona. Però ci siete tutti voi, ma io non vedo RT. Attenzione, cosa succede? Sus! Attenzione! Sus! Scherzami! Al vostro Alessandro Blu piacciono le entrate in scena esplosive. Teneteli sotto controllo, Eva. Ora come sono diventati amici. Ti ci affezionano troppo, Animal, rimangono sempre delle inutili macchie. Teneteli sotto controllo, il primo passo falso. Distruggeteli. Sus! Sus che... Quante volte gli avevo detto di prepararsi a un eventuale combattimento finale? Meno male che siamo tutti qui riuniti.
Oh, Bob è prontissimo, siamo tutti pronti. Creatura malvagia, hai fatto pure male a Tatiana. Smeraldina, è lui che mi ha fatto male. Vieni, colpiamoli. Posso Gankowski è senza parole. Cosa vuoi, Bruco? Come siete pericolosi? Io aspetterei a tirar fuori gli artigli, guardate che cosa ho. Oh no, RT. Faccio un altro passo e posso risalire fra salto, rinare questo inutile robottino. Tenetelo sotto controllo. Posso risalire così felice di aver beccato tutti insieme. Abbiamo il gruppo natalizio. Abbiamo la Croy, quel che rimane la Croy. E poi abbiamo un gruppo di sopravvissuti. Scusate, posso Alessandro venire da ridere che vedo che è il gruppo dei vostri eroi. Oh, ciao cameraman. Avete pure il cameraman di nuovo. Ecco, allontanati. Ma nel vostro gruppo di sfigati sembra quasi che manchi qualcuno. Comunque, il vostro Alessandro è qui tranquillamente. Ha in ostaggio il vostro robottino. In realtà, avrei bisogno di un bel po' di godo. Suso ha paura. E insomma, siamo in tanti e la paura passa. Suso, ma anche lui ha fatto la battuta sul tutti. Suso, non so come siamo tutti noi il nostro gruppo. C'è il cameraman. E c'è lei. C'è il vostro Sius, Udino e Krauski. Siamo solo noi. Siamo arrivati noi su questo universo. Col cameraman. E poi sono arrivati loro due. Non c'è nessun altro. Poi abbiamo incontrato tutta questa gentaglia strana. Che posso scritto a mal di testa? Sembra che manchi qualcuno nel nostro gruppo. Insomma, siamo tutti noi. Cosa vuoi, Bruco? Adesso posso scritto parte di testa. Aspetta, hai un ostaggio, RT. Dobbiamo ascoltarlo. Ma ci tieni tanto a quel robot? RT è un membro della CRY, il codice della CRY. Dice di tenere ai propri membri. Non posso abbandonare RT. Cosa vuoi, Bruco? Vedo che il vostro Alessandro è proprio ghiotto di gola. Ne avrebbe bisogno proprio tanto per fare una certa cosa. Sto proponendo una cosa molto bella. Che ne dice di uno scontro adesso? Il vostro bellissimo scontro osso contro qualcuno di mia conoscenza in uno scontro mortale. Accettiamo, Sus. Insomma, non è meglio pensarci un attimo? Forse si è dimenticato di chi sta parlando, forse. Di chi sta parlando, Sus? Come sta? Non capisce che quel Bruco è in possesso del King e non capiamo come abbia fatto, ma è in possesso del King. Vuole affrontare il King. Sus, lo sai che tra me e il King e le Godovers c'è sempre stata una rivalità. Lui aveva il suo podcast e noi avevamo l'Andy Show e avevamo un sacco di rivalità incredibili, però il vostro scheletro ha sempre vinto. Insomma, abbiamo vinto nei rating, ma non abbiamo mai sconfitto il King. Il King è di una potenza di un altro livello. È tra le entità più potenti del Godovers. Dobbiamo pensare a un piano tutti insieme. Accetto nel combattimento, tira fuori quel King e il vostro scheletro lo distruggerà. Cazzo! Osso è sempre il ruento, forza Osso! Noi ti faremo backup. Scandaloso, scandaloso. Ma sono felice che abbia accettato, forza King. Quale che c'è che ti aspetta? Ma è mostruoso. Guarda, è completamente diverso dal King che conoscevamo. Babbo, è una trappola, preparatevi ad attaccare tutti. Non riuscirei a scappare, noi siamo in tanti. Forza ragazzi, è il momento di attaccare. È il momento dell'attacco. Coglioni, ci dovevate pensare prima. Vai King. Su, ma se succede anch'io? Dove sono finiti? È magia! No, non credo che sia magia questa! Esatto, dementi! Questo è il potere del King! Sono finiti nella dimensione del King e adesso quello sono occupati! Forza, fatemi vedere quanto godo avete! Vostro Alessandro è ghiotto! E questa macchina ha bisogno di ricaricarsi, quindi forza! All'attacco! All'attacco! Sono messa tutto a posto! Dove siamo? Ma stai tutto strano, vedo tutti i colori strani. Ci troviamo nel dominio del King. Ma è assurdo tutto questo. Sembra corrotto da questo potere che dice quel Bruco cattivo. Sono messa attento, eccolo laggiù. Sto arrivando. Il vostro scheletro. Sus, mi sono appena sgranchito le ossa, è il momento di attaccare. Sus, sei pronto? Il
vostro Zeus è pronto. Adesso il vostro Zeus ci pensa lui. Spada Zeus, fatti vedere King, mentre sua maestà si riprende. No, lasciami stare. Zeus, tutto bene? Sua maestà, il potere della spada Zeus prima che svanisca, forza, riprenda. È il momento. E adesso il vostro scritto è Zeus, spada Zeus. Grande colpo Zeus, e non ci siamo neanche dovuti trasformare, adesso colpo finale. Cosa? Ho bloccato la spada. Colpo. No. Sua maestà, tutto bene. Per quanto non sia il King, rimane sempre il King, anche se è strano. Sua maestà, si riprenda. Dobbiamo trasformarci. Sono stanco. Mannaggia, ci pensa la Zeus. Drillo Zeus. Come hai potuto fare male a sua maestà? Colpirò quella maglia. Prendi questo, King. È veramente potente questo King, suo tornato spada Zeus, non ho tanta energia. Zeus, è il momento. Il vostro scheletro non mollerà mai. Questa sarà la fine del King per una volta. Vai Zeus, insieme. Quando sua maestà e Zeus si uniscono, solo un eroe può vincere. Niente può di meno che il vostro Adam scheletro. Fatti sotto specie di cliché del King. Adesso è la tua cazzo di fine. Fatti sotto, King. Fai niente! Non puoi niente contro il vostro scheletro! Cosa sta facendo? Sono messa attenzione! Fatti sotto, King! Cosa? Attenzione, ha evocato anche lui una spada! Adam Slash! Adam Slash! Questo Zeus è stremato. Zeus, no! Zeus, finirò il combattimento da solo. Cosa? Mi sta ricominciando, perché mi fa incominciare ancora a far male la testa? Cosa sono queste immagini? Che sono loro? Sono dei nostri compagni. Eppure non li ricordo. Guglielmo, Faber, Benito, Klaus. Eppure non li ricordo. Cosa gli è successo? Il vostro scheletro non riesce a ricordare. Sento il loro potere in me. Sarà il colpo finale, Zeus. Ho tutto il potere dei compagni. Che ci sono e non ci sono più. Ti metterò fine. No. Pugno del godo! King!